Benvenuti al corso di recupero dati. Oggi vedremo come creare il pendrive di Challenger. Inseriamo il CD di Challenger masterizzato direttamente dalla ISO del computer e selezioniamo come periferica di partenza il lettore DVD. Apriamo un'istanza di main terminal e digitiamo lsscsi che ci consentirà di visualizzare le periferiche a blocchi connesse al computer. Inseriamo il pendrive da formattare su cui installare il Challenger Operating System. E digitiamo nuovamente lsscsi per verificare qual è la periferica assegnata al pendrive, in questo caso dev sdb. Con il comando integrato in Challenger, col parametro USB, creiamo la nostra pendrive avviabile di Challenger. Il processo è completamente automatico e si occuperà di formattare, creare le partizioni necessarie all'avvio di Challenger OS da DVD e trasferire tutti i pacchetti che sono presenti nel DVD, all'interno del pendrive. Attendere il processo può durare alcuni minuti. A questo punto siamo pronti per far partire Challenger OS da pendrive che è molto più performante e molto più flessibile.